Cinque comuni dell'area vesuviana daranno vita dall'11 novembre al 13 gennaio 2017 alla prima edizione di Spiritual Theater, kermesse artistico-musicale finanziata con i fondi della Regione Campania, promossa e organizzata dal Comune di Sant'Anastasia, a cui è aderito anche il Comune di Cercola, insieme con le amministrazioni comunali di Somma Vesuviana, San Sebastiano al Vesuvio e Castello di Cisterna. Il sindaco di Sant'Anastasia, Lello Abete, ai nostri microfoni. L'obiettivo è quello, l'obiettivo principale di questa amministrazione di Sant'Anastasia è quello di fare rete con i comuni. Abbiamo aderito a questo bando regionale un po' di tempo fa, mettendo insieme altri comuni, Cercola, Somma Vesuviana, San Sebastiano al Vesuvio e Castello di Cisterna, chiaramente con Sant'Anastasia comune capofila, aderendo a questo bando e avendo la soddisfazione, insomma, di essere, come dire, vincitore del bando. E ci apprestiamo a questi eventi che inizieranno fine settimana fino all'inizio di gennaio. Sarà un grandissimo dicembre per Sant'Anastasia e per gli altri comuni, perché gli eventi sono di un livello, insomma, abbastanza alto. L'obiettivo di Spiritual Theater è quello di valorizzare un lembo di aria vesuviana attraverso 12 serate che vedranno protagonisti nomi nazionali del teatro e della musica, da James Senesi a Lina Wertmüller e ancora Eugenio Bennato, Paolo Caiazzo e Lina Sastri. Serata finale il 13 gennaio 2017 con il concerto evento di Enzo Avitabile. La direzione artistica è affidata a Massimo Carrino e si avvale nella fase di progettazione a via delle consulenze e del supporto artistico gratuito dell'attore Lucio Pierri. La scelta di questi nomi nasce perché gli artisti che faranno parte di questo grandissimo progetto, che comporterà la riqualificazione del territorio dei nostri comuni vesuviani, la scelta è stata dettata perché questi artisti hanno un legame con i luoghi di riferimento, e non solo grossi nomi, anche nomi del posto, nomi del territorio, e questo fa parte del grande progetto di riqualificazione. Bisogna dare spazio anche ai grandi talenti, infatti ci sarà proprio una serata dedicata ai talenti dei comuni vesuviani, e ci saranno anche degli artisti del posto che faranno parte di questo grandissimo purpurì